Presidente Fontana, passando sempre a dei vostri impegni che avete preso e anche delle vostre iniziative, diciamo, vorrei capire anche il PNRR. So che voi avevate già, per ascoltare la voce degli imprenditori, eravate già venuti incontro con delle iniziative. Se non sbaglio, nel 2020 avete messo in campo delle leggi di rilancio della regione che anticipavano il PNRR stesso. Ce ne può parlare anche per capire cosa può fare una regione direttamente per i suoi imprenditori? Io ne parlo volentieri anche perché, come sempre in questo paese nel quale la comunicazione avviene soltanto in modo unidirezionale, purtroppo, questa iniziativa, che io ritengo molto positiva, è stata silenziata. Noi il 4 maggio del 2020 abbiamo approvato questa legge che ha messo a disposizione inizialmente 3 miliardi, nel frattempo sono aumentati, adesso siamo arrivati a 4 miliardi e al prossimo bilancio arriveranno 4 miliardi e mezzo per realizzare opere pubbliche, per realizzare iniziative sul nostro territorio. E questa legge aveva due scopi. Uno immediato era quello di mettere subito in circolo delle risorse per fare in modo che certe filiere che si erano completamente fermate potessero ripartire. E il secondo era quello di dare un progetto del futuro che volevamo realizzare nella nostra regione, per cui abbiamo investito molto in ricerca, abbiamo investito nell'università, centri di ricerca, abbiamo investito in rigenerazione urbana, abbiamo investito sul dissesto idrogeologico, sulle scuole, abbiamo investito sul trasporto green, abbiamo cercato cioè di anticipare quelli che sarebbero stati poi i temi del PNRR. Molto interessante. Ripeto, mettendo subito, lei tenga conto che alla fine del 2020 eravamo riusciti già ad aprire 3.031 cantieri, che vuol dire una boccata di ossigeno per 500 milioni che erano entrati subito nella nostra economia reale. Molto interessante, Presidente. Presidente,